Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me e in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco, lo bruciano». Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a domenica 28 aprile 2024. Oggi ricordiamo due santi importanti, San Pietro Chanel, sacerdote martire, e San Luigi Maria Grignon de Montfort, sacerdote. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 15 di San Giovanni, versetti 1-8. Stiamo vedendo l'abbandono interiore del tabernacolo in San Manuel Gonzales. Oggi affronteremo questo paragrafo intitolato Cos'è l'abbandono interiore? Leggiamo. Come dicevo nel precedente capitolo, abbandonano esteriormente il tabernacolo coloro che, pur conoscendolo e potendolo visitare, non vi si recano abitualmente. Aggiungo ora che l'abbandono interiore è recarsi al tabernacolo con il corpo e non con l'anima, andare ad esso e non stare in esso. È andare con il corpo in modo che la bocca si apra e inghiotta la sacra forma. Le labbra si muovano e balbettino qualche parola. La testa si inclini, le ginocchia si pieghino per uno spazio di tempo più o meno lungo, ma non con l'anima, che non medita su ciò che c'è e su ciò che si dà e su ciò che si domanda nel tabernacolo, che non si prepara a cibarsi con grande pulizia interiore e vivo appetito, né assapora né apprezza quell'alimento che non parla né ascolta l'ospite che la visita, che non si presta a raccogliere e custodire le grazie che questo le porta, gli avvisi che le dà, gli esempi che le insegna, i desideri che le suggerisce, le corrispondenze d'amore che le impone. Quante volte il maestro dovrà ripetere, interiormente respinto da certi comunicanti e visitatori dei suoi tabernacoli, dall'aspetto esteriormente devoto e umile, la lamentela del Signore al suo popolo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lungi da me. Allora, cos'è? Lui scrive: l'abbandono esteriore è di coloro che conoscendolo e potendolo visitare il tabernacolo, non si recano, non ci vanno abitualmente, con abitudine, come abitualmente noi mangiamo 3 volte al giorno, almeno. Abitualmente noi beviamo, abitualmente noi andiamo a lavorare e soprattutto abitualmente respiriamo. L'abbandono interiore, l'abbiamo già detto un po' che cos'è, però adesso lo spiega meglio, è andare al tabernacolo con il corpo, ma non con l'anima. Quindi io posso portare una classe intera di catechismo, una classe intera di alunni, io posso portare 200 ragazzi in chiesa, ma
praticamente lasciare da solo Gesù, perché nessuno magari è lì con l'anima. Uno dice, possibile che nessuno sia lì con l'anima. Ma intanto bisogna sapere se sanno dov'è il tabernacolo, che cos'è il tabernacolo. Primo, perché non diamo per scontato, che i ragazzi oggi sappiano, e non solo i ragazzi, che cos'è il tabernacolo e dov'è il tabernacolo. Primo. E poi bisogna vedere quando entrano in chiesa se lo salutano. Se si accorgono e se mostrano di accorgersi che lì c'è il tabernacolo. E se quando sono davanti al tabernacolo ci sono con l'anima oltre che con il corpo. Altrimenti si caratterizza la piaga, vi ricordate ieri, la piaga dell'abbandono interiore del tabernacolo. Per cui sono tutti davanti al tabernacolo come se il tabernacolo non esistesse, come se il tabernacolo non ci fosse, esattamente come se il tabernacolo fosse vuoto. Andare adesso, scrive, andare e non stare in esso. Quindi sono fisicamente lì, ma non sono in lui, non stanno in lui. È un andare senza stare. È così, è un andare senza stare. Io posso lavorare anche in una chiesa, posso anche fare il sacrestano, eppure non stare con Gesù. Eppure non avere nessun legame interiore con Gesù. Posso fare delle bellissime cose, ma senza legame interiore al Signore. Prosegue. E andare con il corpo, inghiottire, lui la chiama molto bella, è la prima volta che lo leggo, che leggo questo modo di chiamare l'Eucaristia, inghiottire la sacra forma con la F maiuscola. Io posso andare e balbettare, dire qualche parola, posso anche farmi una bella cantata, andare e far parte anche di un coro che canta solennemente in chiesa. Posso anche inclinare la testa, posso anche piegare le ginocchia, a quel tempo ancora si usava, fare la genuflessione e mettersi in ginocchio, ma non con l'anima. Fare tutte queste cose col corpo, ma non con l'anima. La quale, uno dice, ma cosa vuol dire poi andare con l'anima o non andare con l'anima? La quale, quando non vado con l'anima, cosa fa? Non medita su ciò che c'è. Su ciò, non medita su ciò che c'è, su ciò che si dà e su ciò che si domanda nel tabernacolo. Capite? Io se non faccio questo, non sono lì con l'anima. Se non medito su ciò che c'è, su Gesù, Gesù presente nell'Eucaristia, su ciò che si dà, che cos'è che si dà? Si dà il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Corpo, sangue, anima e divinità nell'Eucaristia. Su ciò che si domanda, cos'è che si domanda nel tabernacolo? Si domanda la presenza reale, vera, sostanziale di Gesù, che c'è. Si domanda la grazia dell'incontro, la grazia dello stare con Lui, la grazia della compagnia con Lui.
questa è l'anima, questo è l'abbandono interiore, perché c'è il corpo ma non c'è l'anima. Se non ci sono queste cose, se non c'è questa meditazione, non c'è l'anima. Sono lì come uno spaventapasseri. Che non si prepara, quindi primo che non medita. Uno dice quali sono le caratteristiche del non esserci con l'anima. Uno, non medita. Secondo, non si prepara a cibarsi con grande pulizia interiore e vivo appetito. Non c'è preparazione. Messa ore 18, io arrivo alle... Lasciamo perdere a quelli che arrivano alle 18 e a quelli che arrivano dalle 18 in poi, perché poi ci sono anche quelli che arrivano 18:10, 18:15, 18:20. Lasciamo perdere questi che non, neanche da trattare questo tema. Messa alle 18, io arrivo alle 17:55. Scusate, ma questo vuol dire prepararsi? Questo io non mi sto preparando a cibarmi del suo corpo dato, del suo sangue sparso. Non c'è nessuna preparazione. Ma com'è possibile? Come faccio a prepararmi in 5 minuti? Che ora che entro, mi tolgo il cappotto, mi sistemo, scelgo il posto, mi metto un attimo in ginocchio, sono già arrivate le 18. Non sono lì con l'anima. Anche se sono lì col corpo. Non si prepara a cibarsi con grande pulizia interiore. Quando è stata l'ultima volta che mi sono confessato? Aggiungo, validamente, cioè mi sono confessato bene, mi sono preparato bene la confessione e l'ho fatta bene, quindi con vivo pentimento, col proponimento di non peccare più, di evitare in tutti i modi l'occasione del peccato. Quando è stata l'ultima volta che ho fatto una vera, bella, santa confessione? Perché, capite, se io vado lì e non c'è questa grande pulizia interiore, questo non è prepararsi. E infatti, quando ero piccolo io, mi ricordo benissimo, e già ve ne ho parlato, mi ricordo benissimo che noi tutti, ragazzi, mica solo io, tutti, ma già ve l'ho detto, tutti i ragazzi che andavano all'oratorio con me, tutti, alla domenica, sabato pomeriggio, alle ore 15, iniziavano le confessioni. Punto. Ma non c'era altro. Cioè, ma era già dentro nella nostra agenda, anche se non avevamo il cellulare, e anche se non avevamo i calendari condivisi, era già condiviso, era condiviso crescendo, era condiviso con il latte e i biscotti che mangiavamo al mattino, era già condiviso che sabato pomeriggio alle 15 c'erano le confessioni, ma non una volta al mese, tutte le settimane. Tutte le settimane, da quando tu ti andavi a confessare in terza elementale per la prima volta, e io mi ricordo che addirittura, oltre alla catechesi che c'era in preparazione al sacramento della confessione, abbiamo fatto anche le prove del sacramento della confessione. E già ve l'ho detto che sono uscito io, me lo ricordo come se fosse adesso. Me lo ricordo come se fosse adesso, perché il sacerdote, che adesso è morto, questo bravissimo sacerdote, quel giorno ci fece l'esame, mi ricordo l'esame, abbiamo fatto l'esame in chiesa, seduti sugli inginocchiatoi delle panche della chiesa, col foglio bianco e la nostra penna, lui dettava le domande e dovevamo fare le risposte. Io agitatissimo, mi ricordo agitatissimo i giorni prima, perché avevo paura di essere bocciato e non essere ammesso al sacramento della confessione. E badate, esame per il sacramento della confessione e esame per il sacramento della comunione. Scritto, esame scritto. Esame scritto. Tutti e due momenti. Mi ricordo appunto che abbiamo fatto l'esame.
E poi lui ha detto, adesso dobbiamo fare un esempio di come ci si confessa. Chi è che vuole uscire e venire qui e far vedere a tutti insieme a me come si fa la confessione? E io mi ricordo che ero talmente entusiasta, voglioso, desideroso, che appena detto questa frase mi sono saltato in piedi e ho detto, vengo io. E lui ha detto, va bene, vieni, vieni Giorgio. E quindi io sono andato, mi sono messo in ginocchio, lui ha detto, vedete, adesso io faccio vedere a Giorgio come ci si confessa, domani dovete fare tutti così. Quindi mi metto, tu arrivi, ci sarà qui il sacerdote, ovviamente vestito di sacro punto, per cui erano vestiti con la talare, con la cotta e con la stola. Cioè, lui era lì vestito. E dice, mi siederò qui, gli altri sacerdoti si siederanno lì, il vescovo, Monsignor Cazzaniga, che era in pensione, sarà là dentro a confessare lì, anche lui vestito di tutto punto, voi arriverete, salutate il confessore. Sapete che bisogna salutare il confessore? Perché il confessore non è la macchinetta automatica che ti dà la bevanda energetica piuttosto che la merendina, il pacchetto di patatine che tu vai lì, butti dentro la moneta e fai 12 e si muove la macchina, fa vrrr, pum, e ti butto giù il pacchetto e tu prendi e te ne vai. No, non è questo. Il confessore è, che è il sacerdote, è un essere umano ed è un ministro di Dio. Quindi quando tu arrivi lo saluti, la prima cosa che fai è buongiorno, almeno buongiorno. O buonasera, si saluta il sacerdote, questo è segno di buona educazione, di doverosa, santa educazione. Si saluta quando si arriva e si ringrazia quando se ne va. Uno finisce la confessione, riceve la soluzione, si alza, saluta, ringrazia e va via. Quindi mi sono messo in ginocchio, dice poi dopo ti metti in ginocchio, segno della croce. E poi lui dice, adesso se tu desideri ringraziare il Signore per qualcosa, brevemente ringrazi. Ringrazi il Signore brevemente perché, non so, per il dono dei tuoi genitori, perché questa settimana ti ha aiutato nella scuola, perché hai capito che quello che vuoi, brevemente, non una storia infinita, due parole, e poi dici i tuoi peccati. Scusate se mi viene da ridere, ma adesso capite perché. E poi dici i tuoi peccati. Quindi io che cosa ho fatto? Sono andato lì, tutta la cappella dell'oratorio, piena di giovani, di bambini, che si preparavano alla confessione, tutti in silenzio, io lì in centro con lui. Quindi io arrivo e io cosa faccio? Saluto, mi metto in ginocchio, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e dico, ringrazio innanzitutto il Signore, per il dono di questo sacramento che mi sta dando, era la prima volta, era la prima confessione, quindi per cosa lo ringrazio? Lo ringrazio perché è il primo perdono che ricevo, no? Ringrazio per il dono che ricevo, e i miei peccati sono questi, e io ho cominciato a dire peccati, e lui al momento è rimasto un attimo lì, come, poverino, anche lui deve essere rimasto un secondo, cioè qualche secondo, un attimo sbalordito, e io ho cominciato a dire veramente i miei peccati. Quindi lui a un certo punto, quando si è accorto che io mi stavo confessando veramente, che non stavo inventando delle cose da dire, ma che stavo dicendo veramente i miei peccati, mi ricordo che lui ha fatto il salto sulla sedia e fa, no, ma non devi dire adesso i tuoi peccati, qui davanti a tutti. Ah, ho detto, no, ho sbagliato. Adesso che ci ripenso mi viene da ridere perché è stata una scena incredibile. Ovviamente tutti i miei amici sono scoppiati a ridere, mi hanno preso in giro a vita per questa confessione pubblica che ho fatto dei miei peccati. Vabbè, pazienza. E niente, lui dice, vabbè, Giorgio ha detto un po' dei suoi peccati. Va bene, adesso tutti sappiamo quali sono i peccati di Giorgio. E dice, ovviamente non ti posso assolvere perché questa qui è una finta confessione, cioè una prova che stiamo facendo perché tutti imparino, dice, ecco, questi qui sono e come si dicono i peccati, va bene, quindi dite cosa avete fatto, ricordiamoci sempre la differenza specifica, la differenza numerica, perché è importante dire
ho rubato, no? Certo, ho rubato, ma che cosa hai rubato? Differenza specifica. Ho rubato un fiorellino, ho rubato una caramella, ho rubato una mela perché stavo morendo di fame, ho rubato dal portafoglio di mia madre i suoi soldi, ho rubato la catenina che la mamma di mia mamma le ha regalato per andarla a vendere, per scambiarla, per avere dei soldi, per fare non so cosa. Diverso, eh? Ho rubato la pensione della signora anziana che l'aveva appena presa in banca. Capite? È diverso aver derubato la pensione della persona anziana, l'unico sostentamento che ha, piuttosto che aver rubato una caramella. Capite quanto è importante la differenza specifica? Non è che dobbiamo stare qui a fare i farisei moralisti. È che un conto è aver rubato dal portafoglio di mia madre i soldi, un conto è aver rubato la fede nuziale alla mia mamma, e un conto aver dato un morsicotto alla merenda della mia compagna di banco. Capite? È sempre aver rubato, però sono cose diverse. Capite? E va bene, padre Giorgio ha fatto anche questo nella sua vita, quando era ragazzo aveva l'abitudine ogni tanto di andare a dare un morso alla merenda di una mia compagna. Adesso so già che la mia compagna che mi sta ascoltando sta mettendo a ridere. E quindi siccome venivo a scuola con dei toast buonissimi, io ogni tanto cedevo alla tentazione e le mangiavo via un pezzo. Quando lei non si accorgeva, prendevo il suo toast e mangiavo via un pezzo. Va bene, ma un giorno mi ha castigato, non l'ho più fatto, ho capito che ho sbagliato, ma ha castigato perché quel giorno è venuta a scuola con un toast pieno di peperoncino. L'ha messo sotto il banco, io ovviamente non lo sapevo, l'ho preso, dato un morso, non vi dico, basta, non l'ho più fatto. Ho capito che queste cose non si fanno in modo molto chiaro, va bene. Quindi un conto è aver dato il morso alla merenda della mia compagna, va bene, e un conto è aver rubato la fede nuziale di mia madre, averla venduta al banco dei pegni, al comproro, perché volevo andarmi a drogare, perché ho fatto una scommessa e dovevo pagare. Capite che sono cose diverse, eh? Differenza specifica, va assolutamente detta. Differenza numerica. Differenza numerica. L'ho fatto una volta, in un mese, in una settimana, l'ho fatto tutti i giorni, l'ho fatto più volte al giorno, è 30 anni che lo faccio, va detto. È 30 anni che io abitualmente rubo, va detto. Ma se no che confessione è? E poi il proponimento di evitare le occasioni prossime di peccato. Sono goloso, non mi tengo 5 kg di Nutella nell'armadio in cucina. E poi ascoltare, avere il dolore di questi peccati, essere pentiti e ascoltare quello che il confessore mi dirà come penitenza da fare. Questo vuol dire avvicinarsi con la grande pulizia interiore. Per questo noi ogni settimana, il sabato pomeriggio alle 15, confessione. Alle 14 iniziava la ronda di andarsi tutti a chiamare, no? Perché si andava insieme, già ve l'ho detto, si andava insieme a confessarci, ci aspettavamo tutti e insieme si usciva per poi dopo andare a giocare. Così la domenica mattina eravamo tutti bellissimi per andare a fare la comunione. Ogni settimana, tutte le settimane. Domani vedremo la seconda parte di sempre di questo brano che abbiamo letto. Quindi, non vado con l'anima quando non medito su ciò che c'è, su ciò che si dà e su ciò che si domanda nel tabernacolo, e quando non mi preparo a cibarmi con grande pulizia interiore quello che sto per ricevere. Quindi non mi preparo perché arrivo l'ultimo momento, perché non mi preparo,
con una meditazione, con una preghiera, col silenzio, con... E perché non sono interiormente pulito? Perché sono 6 mesi, 1 anno che non mi confesso. Ma poi io mi domando, ma scusate un secondo, gli ultimi minuti, ma come faccio a ricordarmi? Io non so, non mi confesso da 1 mese, ok? Ma come fai a ricordarti i peccati che hai fatto 28 giorni fa? Io non lo so, io veramente confesso che sono estremamente limitato. Perché faccio fatica a ricordarmi i peccati che ho fatto oggi? Figuriamoci i peccati che ho fatto il mese scorso. Quali peccati ho fatto il 1° di febbraio? Ma chi se li ricorda più? Per questo a noi dicevano, tenete un quadernino spirituale dove mettete i vostri peccati che fate. Così quando venite in confessione li leggete, li dite, ve le ricordate. Poi quel foglietto si prende, si straccia e si butta. Quante volte ci hanno fatto buttare nel naviglio i foglietti. Era molto bello, molto simbolico questo gesto che ci facevano fare i sacerdoti. Arrivavamo col foglietto, poi una volta che avevamo detto tutti i nostri peccati, dicevano adesso prendi questo foglietto, esci, vai sul naviglio, lo stracci e butti i pezzettini nel corso dell'acqua. Bellissimo, questo è un gesto bellissimo. E quei peccati lì non ci sono più. Questo gesto di stracciare 1000 pezzi, tutti insieme, poi lo facevamo il nostro gruppo di amici, no? Stracciavamo tutti 1000 pezzettini, poi insieme buff, buttavamo nel... Tu vedi tutti questi coriandoli che cadevano e l'acqua che li portava via. Ma pensate anche simbolicamente per un bambino quanto è importante tutto questo. Quanto ti fa sentire che Gesù ti ha perdonato, che Gesù ti ha liberato, che Gesù ti ha strappato dal cuore, dalla mente, i tuoi peccati. Impariamo, io non mi vergogno di dire che consiglio sempre la confessione settimanale, del resto sono in ottima compagnia, perché questo è ciò che diceva San Giovanni Bosco. Quindi, sono nella pace. Non sto dicendo niente di nuovo, di mio, di strano. Innanzitutto perché sono cresciuto così, io come centinaia di altri ragazzi nella mia parrocchia. Quindi, voglio dire, o quei sacerdoti sono tutti impazziti, quel vescovo era impazzito, e noi eravamo tutti impazziti, ma non credo proprio. Oppure era veramente un percorso pedagogico bellissimo, verissimo, e io oggi, che sono sacerdote da qualche anno, diciamo così, confermo che hanno fatto la scelta pastorale più bella e più santa che potessero fare. Li ringrazierò fino alla fine della mia vita per quello che hanno fatto. E io non mi vergogno assolutamente di dire che continuo ancora oggi a consigliare a tutti, la confessione settimanale. Ma che peccati hai fatto da venire qua tutte le settimane? Ma scusa un secondo. Ma io mi lavo le mani 5 volte al giorno? E la mia anima? Tu quando vai a tavola a mangiare, ti lavi le mani o no? E io devo avvicinarmi alla mensa del Signore con l'anima sporca? Ma non, io non faccio il muratore, non faccio l'agricoltore che ho le mani nella terra dalla mattina alla sera, però le mani almeno 3 volte al giorno, ma di più, almeno 3 volte al giorno, cioè prima di andare a mangiare me le lavo sempre. Quando ti svegli al mattino e le mani sporche, scusatemi, non credo proprio. Però tutti noi ci insaponiamo le mani, ci laviamo il viso. Ma sono gesti che facciamo tutti. E io non devo avere l'anima pulita. E che cosa ho fatto di notte per sporcarmi le mani? Niente. Però avverti un bisogno di ulteriore pulizia, di freschezza. Certo, se poi tu hai la coscienza spessa come la pelle del rinoceronte, se sei un'anima tiepida, un'anima, come dire, ecco, lontana dal Signore, certo, allora perché tu abbia un peccato da confessare, non so, di aver ammazzato qualcuno, cioè tu quindi una volta nella vita magari ti avvicini alla confessione perché quella volta nella vita hai fatto una cosa molto grave, va bene, ma non è...
non è di queste persone che stiamo parlando. Io consiglio vivamente a tutti la confessione settimanale. È importantissima. San Giovanni Bosco la esigeva da tutti i suoi ragazzi. E infatti sono venuti fuori fior fior di santi. Di santi. Non dimentichiamo San Domenico Savio. E gli disse, questo sono io, questa è la stoffa. Questa è la mia vita. Fai tu. E guardate che cosa ha fatto San Giovanni Bosco. Ecco, va bene, ci fermiamo qua, domani vedremo l'altra parte. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.